Ondifero, quali sono i motivi di questa protesta qui oggi davanti alla sede della Regione? I motivi sono riconducibili a più aspetti, una vertenza complessa, complicata, che mette insieme più punti. Da dicembre del 2016 questi lavoratori sono stati per 5 mesi in FIS e non ancora percepiscono un euro dall'INPS. Un altro motivo è legato al fatto che questi lavoratori sono legati a dei finanziamenti sul programma Scuole Belle. Il decreto 50 del 2017 ha sbloccato le risorse previste per questo lavoro fino al 31 agosto 2017, ma non ancora si riesce a iniziarli questi lavori nelle scuole abruzzesi, per cui questi lavoratori non riescono ancora a raggiungere il proprio orario contrattuale e quindi il salario. E anche perché questi lavoratori sono all'interno di un contesto più complessivo, più generale, più grande, che riguarda 18.000 lavoratori in Italia, che stanno per avviarsi alla fine di un contratto di appalto, e vorremmo ora per allora cominciare a ragionare affinché questi lavoratori abbiano in futuro più certezze occupazionali, più dignità nel lavoro. Vogliamo un attimo spiegare questa vertenza in Abruzzo, quanti lavoratori interessa e poi soprattutto cosa fanno queste persone all'interno dei plessi scolastici? In Abruzzo ci sono circa 750-800 lavoratori. Si tratta degli appalti scolastici. Appalti scolastici significa tutto ciò che è il mondo di quei lavoratori che fanno le pulizie all'interno delle scuole, in tanti casi anche la sorveglianza, e il progetto Scuole Belle fa sì che da un paio d'anni a questa parte, da 3 anni a questa parte, questi lavoratori si occupano anche del piccolo decoro e della manutenzione all'interno delle scuole. Sono 750 lavoratori, 800 circa appunto, distribuiti in 6 aziende nel territorio abruzzese, tutte di fuori, e siamo qui per le ragioni che dicevo prima.